La clinica mobile del cuore è arrivata a Ferrara sabato 4 settembre. La città estense, infatti, è stata scelta come prima tappa della campagna regionale per la prevenzione del rischio cardiovascolare. La città di Ferrara apre appunto come prima giornata dedicata a questo tema. La nostra amministrazione ha messo a disposizione una realtà di riferimento che è Piazza Castello e da lì, nella giornata di oggi, a partire appunto dalle 10, sarà possibile attuare tutte quelle procedure di prevenzione per il nostro sistema cardiovascolare. Questa mattina inizia Tieni in forma il tuo cuore, un'iniziativa ideata dalla Regione Emilia-Romagna per porre l'attenzione sull'importanza della prevenzione nell'ambito delle patologie cardiovascolari. È un progetto molto ambizioso che comincia a Ferrara e che vedrà impegnate tutte le realtà territoriali dell'Emilia-Romagna. L'iniziativa di oggi è formativa, comunicativa, ma anche pratica, e quindi andremo a valutare nei cittadini che lo vorranno alcuni dei parametri fondamentali per definire il loro profilo di rischio cardiovascolare. Saremo in piazza con questa clinica mobile, che è una vera e propria clinica con degli ambulatori, con dei professionisti dentro, in particolare cardiologi, per operare il più grande screening di massa che sia stato mai fatto in Emilia-Romagna sulle malattie cardiovascolari. Tieni in forma il tuo cuore è la novità dell'autunno nel sistema sanitario regionale. Arriva dopo un anno e mezzo in cui l'epidemia di Covid-19 ha monopolizzato le attività sanitarie e la stessa attenzione delle comunità, compresa quella ferrarese. E in una fase avanzata della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, che ha raggiunto a Ferrara e in Emilia-Romagna risultati importanti sul fronte della prevenzione anti-Covid. Beh, oggi noi nello screening valuteremo dei parametri importanti e daremo dei consigli già oggi dal punto di vista della correzione di quelli che sono i fattori di rischio comportamentali, quindi come alimentarsi, come fare un'attività fisica regolare, anche come astenersi dal fumo nel caso in cui sia necessario. Poi, valutando pressione e colesterolo, si porranno anche delle problematiche cliniche, in alcuni casi ci sarà necessità di terapia. Il medico di medicina generale rappresenta il primo punto di riferimento, ma noi come cardiologia ci siamo e quindi tutte le volte che ci sarà una criticità mettiamo a disposizione i nostri ambulatori per definire le problematiche più complesse. Non dimentichiamo che le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di decesso, con numeri molto importanti in Italia e anche in Emilia-Romagna: ictus, infarto, arresto cardiaco. Quindi occorre ovviamente prendersi in carico le persone che ne soffrono, ma occorre anche dare la possibilità alle persone sane di potersi misurare con la loro carta del rischio. Tanti i cittadini pronti a sottoporsi volontariamente al check-up cardiovascolare gratuito che si è svolto dalle 10 alle 18 sabato 4 settembre in una piazza Castello attrezzata per ospitare, fra i molti presenti, molti interessati a capire le finalità e le modalità di questa campagna di prevenzione. Prevenzione vuol dire sanità del territorio. Con quali strumenti si riprende a fare prevenzione? Ma gli strumenti sono molteplici, sicuramente una delle cose fondamentali è parlare di prevenzione primordiale e primaria, perché agiamo su quei determinanti di salute che possono essere rimovibili, no? Quindi che fanno parte dell'ambiente, aria, acqua, suolo, ma anche di quelli che sono gli stili di vita delle persone e che quindi incidono sull'alimentazione, il non uso di fumo, un uso adeguato, diciamo, fatemi dire così, di alcol, una buona attività sportiva e tutta un'attività di prevenzione che va dagli screening alle vaccinazioni stesse, cioè c'è, diciamo così, e che vedono coinvolti non un attore in particolare, ma più attori, perché con un attore non andiamo da nessuna parte, lo dimostra assolutamente la storia. Il territorio fa la parte sicuramente del leone, perché abbiamo in modo diffuso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le nostre case di salute che stanno per diventare case di comunità, i comuni, i caregiver, le associazioni di volontariato, fino ad arrivare ovviamente a tutti i medici specialisti e alla rete degli ospedali. Quindi, come dire,
questo, nel momento in cui non andiamo a strutturare, diventa qualcosa di armonico e sinergico e parliamo davvero di reti, perché queste sono le reti, la prevenzione sicuramente riesce a prendere un volo più alto rispetto al buon volo che sta facendo ora. Abbiamo creduto fin da subito in questa iniziativa On the Road, ci dice la direttrice generale dell'azienda sanitaria territoriale di Ferrara, Monica Calamai, perché rappresenta una delle finalità della medicina territoriale, ossia si tratta di portare la prevenzione più vicina alla comunità. Ma, aggiunge, per voler bene al cuore, cerchiamo di usare la testa e fare un gioco di squadra. La Rita Levi Montalcini dice: poche sono le persone che hanno testa, ancor meno quelle che hanno cuore, entrambe è veramente difficile da trovarle. È chiaro che sulla prevenzione cardiovascolare, per poter andare a strutturare anche da un punto di vista organizzativo gestionale, ma con il cuore rivolto alla gente e all'equità, perché prevenzione è anche equità, cioè noi dobbiamo distribuirla su tutto il territorio, non possiamo pensare che sia verticale su un presidio, no, deve essere anche per gli ultimi la prevenzione, altrimenti avremo delle fasce che vanno alla deriva, e quindi è una questione sicuramente di testa oltre che di cuore, di intelligenza di tipo organizzativo. Perché qui stamattina? Ma per un fatto di prevenzione, anche perché mi sento molto in colpa, perché quest'estate, col fatto che praticamente con sto caldo non si è molto camminato, però io ho fatto bicicletta, cerco di curare il discorso della prevenzione. Infatti io ho fatto tutti e due i vaccini tranquillamente, non ho avuto nessun problema di nessun genere, né febbre, niente. Il primo ho avuto un po' di sonnolenza, ma niente di particolare. Ferrara, città della prevenzione, è un progetto che ha una storia importante, che nasce nel 2009. A fare da apripista sono stati i professori Francesco Conconi e il professor Roberto Ferrari. Ora, grazie allo screening in piazza, si potrà vedere se la cultura della prevenzione attuata in questi oltre 10 anni ha dato risultati efficaci sulla salute dei pazienti. Io sono certa che hanno dato dei risultati, perché comunque i tassi di mortalità per malattie cardiovascolari si sono ridotti sia in regione che nella provincia di Ferrara, dove sì, storicamente sono sempre un pochino più alti, però hanno avuto il trend in diminuzione, quindi i risultati sicuramente ci sono stati. Però sicuramente a Ferrara c'è una popolazione che merita di essere, tra virgolette, screenata, e questo è uno screening, con attenzione, perché ci sono una percentuale di obesi superiore alla media regionale, ci sono una percentuale di fumatori superiore alla media regionale. Tutti questi aspetti contribuiscono anche a creare quel tasso di mortalità. Per carità, penso che se non ci fosse stato l'illuminato progetto del professor Conconi e del professor Ferrari, che orienta tutta la città, perché secondo me creare la cultura della prevenzione, quindi insegnare dal piccolo consiglio fino alla mappa del rischio a tutte le età della popolazione, andiamo a misurare per vedere quali sono ancora gli elementi da correggere nonostante questa grande operazione di cultura della prevenzione. La giornata per la prevenzione cardiovascolare si è aperta ufficialmente a Ferrara venerdì 3 settembre con il convegno scientifico La prevenzione cardiovascolare, una sfida per molti attori, organizzato dall'azienda ospedaliera universitaria e dall'azienda sanitaria territoriale di Ferrara presso la sala Imbarcadero del Castello Estense. La prevenzione direi che è fondamentale e rappresenta la civiltà di un popolo. I soldi che si spendono in prevenzione sono sempre ben spesi, perché permettono di guadagnare anni di vita alla popolazione. In che modo? Da una parte agendo su soggetti apparentemente sani e quindi migliorando quelli che sono i comportamenti e gli stili di vita, complessivamente se ne parla tanto, ma poi nelle misurazioni che facciamo, no, ancora molto sicuramente c'è da fare, mettendo in ponte tutta una serie di azioni complessive che devono coinvolgere più attori, perché quando parliamo di prevenzione di determinanti di salute parliamo anche di ambiente, di suolo, di acqua, cioè, quindi è chiaro che non solo il sistema sanitario
ne ha come dire il pallino, ma ci sono tutta un'altra serie di attori che diventano determinanti, e questo si è scoperto sempre di più, no? E nel PNRR ci sono una serie di elementi che ci consentono e di strumenti di rilanciare in modo eccellente quella che è l'investimento sulla prevenzione, a partire dal potenziamento delle case di comunità. Questo cambio di nome non è casuale, vuol dire che c'è un coinvolgimento della comunità, delle istituzioni locali, oltre che dei caregiver, cioè quindi più attori, che sono poi tutti quegli attori che diventano sostanziali per poter agire su azioni di prevenzione che consentono alla popolazione di migliorare complessivamente quello che è il loro stato di salute. La prevenzione veramente coinvolge dalle scuole fino ad arrivare ai comuni, le regioni, il governo stesso. Il digitale può rappresentare uno strumento potente per raggiungere tutti gli individui che fanno parte della popolazione in modo chiaramente diversificato a seconda del tipo di prevenzione che dobbiamo fare. All'insorgenza delle malattie cardiovascolari contribuiscono diversi fattori di rischio. Alcuni non modificabili, come età, sesso e familiarità, altri modificabili attraverso cambiamenti dello stile di vita o l'assunzione di farmaci. Ipertensione arteriosa, fumo, alti livelli di colesterolo nel sangue, obesità, diabete e sedentarietà. La forte integrazione fra territorio e ospedale è la tappa di partenza per rafforzare questa collaborazione. Una grande collaborazione tra le istituzioni, comune, scuola, e un grande coinvolgimento dei professionisti a tutti i livelli, abbattendo un po', no, i famosi muri degli ospedali, e quindi creando un percorso facile, semplice per il cittadino nel dialogo con tutti coloro che possono aiutarlo a fare una prevenzione efficace, anche ben prima di avere i sintomi di una qualche forma di malattia cardiovascolare. Oggi parliamo di quello. Nonostante i progressi medici e scientifici, le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte in Italia, così come in Emilia-Romagna e a Ferrara. A livello locale, seppure con alcune oscillazioni, si assiste ad una tendenza alla diminuzione. La cardiologia è diventata una cardiologia interventiva molto importante, anche quella della nostra provincia di Ferrara, coordinata con le cardiologie di Cento e del Delta, hanno svolto un ruolo importante nella rete dell'infarto e nell'organizzazione degli interventi più importanti, ma questo non è stato sufficiente ad abbattere quella che è la mortalità cardiovascolare. Dobbiamo cambiare scenario, aprire un orizzonte diverso, occuparci di prevenzione. Per fare questo ci vogliono molti attori, dal territorio all'integrazione territorio-ospedale, dai medici di medicina generale agli specialisti sia territoriali che degli ospedali. È molto importante che ci sia una collaborazione a 360 gradi per lo stesso obiettivo. Come si è detto, la valutazione del rischio cardiovascolare avviene misurando alcuni parametri fondamentali. Sesso, età, altezza, peso, calcolo del BMI, valutazione della pressione arteriosa, valutazione della colesterolemia e anche del colesterolo buono e cattivo, valutazione della glicemia, e questo ci consente di determinare un profilo di rischio cardiovascolare per i cittadini che si sottoporranno a questo tipo di valutazione. Oltre a questo verrà fatta anche una semplice valutazione del ritmo cardiaco con uno strumento molto semplice che consente di identificare quelli che hanno delle problematiche aritmiche, e anche questo è molto importante. Gli indirizzi regionali prevedono anche delle azioni che sono nell'ambito sanitario, però non soltanto quelle di comunità. Queste includono soprattutto facilitare professionisti sanitari e medici e gli infermieri che saranno nelle case della salute la possibilità di avere un rapporto con le loro persone, di dare dei consigli e motivare a svolgere attività fisica, a smettere di fumare e agli altri fattori di rischio che abbiamo elencato prima, in modo collegato con queste opportunità che noi intendiamo generare sul territorio. Nel corso del convegno, Ferrara, città della prevenzione, è stato oggetto dell'intervento del professore emerito di cardiologia dell'Università degli Studi di Ferrara, Roberto Ferrari, che ha risollevato il ruolo del centro della prevenzione Palazzo Turchi di Bagno, il tutto in linea con gli indirizzi regionali nella prevenzione dei fattori di rischio della campagna Tieni in forma il tuo cuore.